spesso l'incontro del mondo dei giovani con il lavoro diventa uno scontro, perché ai nostri giovani mancano le competenze, in particolare quelle umano-relazionali, fondamentali per incontrare in un modo sereno le imprese e le aziende. Noi questa sera abbiamo tentato di dire che le soluzioni sono necessariamente di due livelli. Uno, un livello formativo che spetta alla scuola, una scuola che ritorni e diventi capace di dare ai nostri ragazzi una solidità umana, una capacità di resilienza e un atteggiamento di apertura necessari per incontrare in un modo più sereno il mondo lavorativo. Ma altresì abbiamo detto che proprio dal lavoro, che è la realizzazione dell'essere umano, e quindi dalle imprese e dalle aziende, che passa il futuro della società. Affinché questa sinergia avvenga, dobbiamo guardare alla nostra realtà e alla sua complessità. Due le condizioni che rendono più complessa la nostra società, necessario capirlo per individuare le soluzioni. Primo, nella nostra società, con l'avvento della tecnologia, dei social media, si è andato perdendo la relazione one to one, interpersonale, e quindi si è aperto lo spazio a relazioni più fluide, innaturali, poco aperte alla realtà. Quindi, in estrema sintesi, ciò che andremo a dire con WhatsApp probabilmente in un rapporto interpersonale non verrebbe detto. Quindi è lo spazio della società liquida, è lì che dobbiamo intervenire. Altro elemento di complessità della nostra società sono stati minati i cardini sui quali si reggeva quella società sana. Basti pensare, sono stati messi fortemente in discussione la definizione di maschile e di femminile, e lì noi ci dobbiamo muovere. Sono andate in crisi le istituzioni fondamentali della formazione dei nostri giovani, la scuola, la famiglia e la chiesa, ed è lì che noi dobbiamo andare ad intervenire. Come possiamo riuscire ad intervenire? Probabilmente dando ai nostri ragazzi una nuova umanità, un humus relazionale, un humus di pensiero, che vuol dire rendere i nostri giovani capaci di render conto delle loro scelte. E questo che cosa domanda? Domanda tanta libertà. Il futuro della nostra società, il futuro per i nostri giovani, passa da una libertà adulta che diventa, grazie al fatto che è una libertà educata, consapevolezza, presa in carico dell'altro. D'altronde, ciascuno di noi nasce con una naturale tendenza a compiere il bene. E il rapporto giovani-imprese ci rimanda proprio a questo. Il lavoro è la massima realizzazione dell'essere umano, ma è anche la realizzazione della naturale attitudine a compiere del bene per sé e per l'altro. Questa libertà educata e questa capacità di compiere il bene educato apre certamente ad una prospettiva di un'economia solidale, di un'economia etica e di una realtà imprenditoriale che è capace di accogliere i giovani, di sviluppare in loro la capacità al bene, e quindi diventa un'azienda, un'impresa che non è più ripiegata solo all'interesse economico, che spesso apre alla cultura dello scarto.